Buonasera, oggi vi vorrei parlare di questo ultimo numero, anzi no, non è l'ultimo, del The Passenger, la rivista dell'Iperbore, dedicato alla Svezia. Come al solito di alto livello sono gli interventi, sono gli articoli di questo libro, che è un po' strano perché leggendone più della metà, direi, sembra quasi vogliano disgregare questo mito della Svezia, come che molti hanno, come paese felice, no? Paese all'avanguardia. E ci sono i vari pezzi, mi sono segnati qua per ricordarmi nell'ordine, alcuni sono veramente così. Per esempio, allora, non in ordine, abbiamo un articolo sulla morte di Olof Palme e sulle moltissime inchieste che sono state fatte da quando è stato ucciso molti anni fa. Nessuna di queste inchieste è riuscita ad arrivare alla conclusione. Anzi, spesso si è cercato di chiudere, più di un procuratore, più di un tribunale, ha cercato di, insomma, in qualche modo finire l'inchiesta, no? Trovando qualcuno che poi alla fine non è risultato essere la persona giusta. Quindi la critica che c'è in questo del pezzo è proprio sul sistema giudiziario svedese, quindi già qualcosa di negativo. Naturalmente abbiamo poi un articolo che riguarda, molto importante, che riguarda lo scandalo che è avvenuto nell'Accademia Reale svedese, tant'è che nel 2017, mi sembra, non è stato assegnato il Nobel per la letteratura. È stato un enorme scandalo di carattere sessuale, ma dall'articolo racconta come siano venute fuori tutta una serie di situazioni assolutamente negative, quindi dipingendo questa associazione, questo ente, composto da 18 persone a vita, 18 letterati, in fin dei conti non sia poi questa così eccellenza nell'ambito della cultura, ma anche della serietà. Abbiamo un articolo che parla di immigrazione, di razzismo, di eugenetica, e questo è molto interessante anche perché si sapeva qualche cosa. E ricordiamo che la Svezia, in Svezia è nata, prima che nella Germania nazista, l'idea della eugenetica. È stato un scienziato svedese, poi citato e apprezzato dai nazisti tedeschi, che dichiarava ovviamente la diversità, l'importanza delle razze umane, e sollecitava l'eugenetica, quindi la soppressione delle persone non adatte. Questa era la via che ha preso in Germania, ma evitare la riproduzione delle stesse, e della via più, diciamo, democratica. Vorrei ricordare che dal 1975, solo nel 75, è stata abolita la sterilizzazione forzata di persone considerate non adatte alla società. E quindi la Svezia, da questo punto di vista, si porta dietro una tradizione molto, molto pericolosa. Fra l'altro, l'attuale, forse, maggioranza di destra che c'è in Svezia, che si sta formando probabilmente in Svezia, deriva da un nucleo di base fortemente razzista e addirittura molto vicino al partito nazista. Quindi c'è questo gruppo, che una volta era un gruppuscolo che aveva un numero limitatissimo di seguaci, ma è cresciuto sempre di più. Quindi, insomma, anche questa è una cosa interessante. Poi la Lapponia, atteggiamento nei confronti dei Sami, della Lapponia, e viene letto da questi articoli come qualcosa di veramente oppressivo, come molto 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 lontano dalla democrazia, che noi riteniamo essere una delle caratteristiche della Svezia. Ecco, questi articoli
mettono in luce un aspetto assolutamente negativo di questa nazione. Non tutto il libro ovviamente dedicato è così, si parla in particolare per esempio in modo positivo degli aspetti tecnologici della Svezia. La Svezia è all'avanguardia da questo punto di vista, è all'avanguardia anche dal punto di vista della capacità di creare dei successi musicali. Molti autori americani eccetera cantano canzoni in qualche modo scritte da svedesi, insomma la Svezia è all'avanguardia da questi punti di vista. Interessante è l'articolo su Greta Thunberg, che cerca di spiegare perché Greta è svedese, o meglio, dice, ma poteva sorgere una Greta Thunberg in un altro paese? Secondo l'autore dell'articolo, no, perché Greta ha dentro di sé un messaggio, una sorta di pedagogismo che è presente nella cultura svedese. È presente nella cultura svedese il dare la parola ai bambini, alle persone innocenti, alle persone semplici. Questa è una caratteristica della cultura, della letteratura svedese, e che quindi in qualche modo spiega perché viene ascoltata Greta Thunberg, almeno a livello svedese. Il secondo aspetto riguarda una sorta di abitudine della Svezia spesso a porsi su un piedestallo di tipo morale nei confronti degli altri popoli. Ecco, da questo punto di vista, più complessa la spiegazione che posso dare io adesso, ma leggendo il volume si arriva a questo, la Svezia nella politica estera è sempre stata, come dire, ha messo davanti l'etica rispetto a spesso agli interessi della nazione. È stata una nazione che ha accolto molti migranti, molti più di qualsiasi altra nazione europea durante la crisi della Siria, eccetera. È una nazione che molto spesso ha delle posizioni di estrema, di avanzata democrazia. È una nazione democratica, è una nazione che ha qualcosa di particolare, no? Un po' staccata anche dalla Norvegia e la Finlandia e dalle altre nazioni scandinave. Interessante è anche un articolo sull'amore, il concetto dell'amore. E cosa dice il concetto dell'amore? È non separabile da un fortissimo individualismo, il diritto della persona. Infatti in Svezia c'è il numero esorbitante di persone di single, cioè che vivono da soli, no? Quanto di più lontano qui possiamo dire dall'Italia, dove la famiglia, dove una qualche sorta di obbligo, una qualche sorta di legame molto stretto c'è fra le persone che si amano, fra le persone che stanno insieme, e lì prevale l'individualismo. Ecco, poi ci sono un paio di articoli molto, molto interessanti, però fa di questo questi articoli fanno del volume qualcosa di molto molto bello da leggere, sia per chi conosce la Svezia, sia per chi non c'è mai stato e magari vorrebbe andarci. Eccolo qua, quindi The Passenger, Svezia. Il costo non mi ricordo, anzi, siccome me l'hanno regalato c'è la timbrino, ma non costa molto. E tutti gli articoli, come al solito, sono estremamente recenti, 2020, sono tutti del 2020, guardando ora verso la fine. Poi ci sono le soliti aspetti che caratterizzano questa cosa, c'è la playlist, consigli d'autore, alcune piccole sfaccettature delle caratteristiche, no? Della Svezia, e poi alla fine abbiamo ovviamente il coso per approfondire due pagine di libri, di film, di libri di saggistica e libri di narrativa che insomma che ci sono molto utili per conoscere ancora meglio questa nazione. Ecco, sono stato un po' lungo, ma è complesso questo volume, credo che ci voglia un po' di tempo anche per capirlo, per approfondirlo. Ve lo consiglio. Arrivederci.